La festa, che era già pronta da una settimana, si è concretizzata nell'ultimo impegno contro il fanalino di Coda Popoli. Il Goriano riesce così a centrare lo storico accesso nel campionato di promozione. Ad accompagnare i calorosi festeggiamenti, il risultato sul campo di 6-1, ad aprire le danze Ventresca al decimo e poi tre reti di Paolucci che hanno chiuso il primo tempo. Nella ripresa accorcia le distanze il Popoli con Aromatario, ma i padroni di casa dilagano con le marcature di Cifani e Petrella. Al triplice fischio è festa grande. Un traguardo importante per i biancazzurri del patron di Clemente, che dedicano la promozione allo storico presidente Giorgio Merolli, scomparso un anno fa. Avevamo fatto una promessa al nostro indimenticato Giorgio, una promessa fatta 2 anni fa, l'abbiamo coronata oggi, ma noi dobbiamo dire grazie soprattutto io a questi splendidi ragazzi che hanno interpretato bene tutta la stagione. Un grazie a tutta la comunità di Goriano. Vanno premiati e vanno veramente elogiati tutti quanti, dai dirigenti, il presidente, ma soprattutto ai ragazzi che hanno dato l'anima per raggiungere questo traguardo. Noi siamo non soddisfatti, ma soddisfatissimi. Goriano Sicoli entra così nella storia, una realtà di 600 anime, centra un traguardo sicuramente impensabile. Goriano festeggia nella giornata che è stata però amara per il Pacentro, che retrocede in prima categoria, così come era già avvenuto per il Pratola. Aspettando l'esito dei play-off del Raiano, il Goriano è per il momento l'unica squadra del centro Abruzzo nel campionato di promozione. Oggi festeggiamo, domani continueremo le feste, ma dopodomani bisogna metterci intorno a un tavolo per programmare la nuova stagione, che sarà una stagione molto molto difficile. Ce lo ha insegnato quello che è successo negli ultimi tempi e abbiamo visto purtroppo Pratola che è retrocessa, abbiamo visto oggi, ho saputo con mio grosso rammarico, che anche Pacentro è retrocesso. Questo non è una vittoria, è una sconfitta della Valle, perché anche col Sulmona in queste condizioni spero soltanto che tutte le speranze riposte in questa società piccola, in questa comunità piccola, siano poi quelle dell'intera Valle. È un'emozione grandissima, è la prima volta che succede, è bellissimo, abbiamo meritato questa vittoria e sempre forza Goriano. Innanzitutto la soddisfazione del paese. Dopo i compagni, gli amici che qua dietro si riuniscono sempre per ricitarmi, e poi è una gioia immensa, e la gioia è per questo signore qua che purtroppo non c'è più e ci ha regalato tante soddisfazioni in questi anni. Finalmente abbiamo raggiunto la nostra aspettativa, siamo contenti e adesso andiamo a festeggiare, ce la godiamo, forza Goriano e viva Santa Gemma!